Buonasera, eccoci qui per parlare di un argomento nuovo, per certi versi, ma secondo me di assoluta attualità. Quell'argomento che abbiamo deciso di chiamare è politica. Sapete benissimo a quale delle mie gentili colleghe riferire questo linguaggio e anche il concetto sottostante. Mi presento. Secondo l'elettore, anzi secondo il popolo, ho scoperto di essere apolitica. Quando l'ho scoperto? Beh, quando vi dico che scopro una cosa, voi ormai sapete che è, diciamo così, un espediente retorico per incuriosirvi e per introdurvi nell'argomento. La verità è che, per carità, non escludo che la vita possa sorprendermi ancora, magari, non so, a 90 anni mi innamorerò di nuovo, oppure, le sorprese sono tante, la vita è strana, è imprevedibile. Ma il fenomeno di cui vi sto parlando è un fenomeno non solo sufficientemente prevedibile da chi vi parla, ma ampiamente noto a chiunque sia nel settore. Però l'aneddoto di ieri è divertente. Sono stato a pranzo in una ridente località della costa laziale, che non vi dico qual è, perché penso di passarci anche un pezzo di vacanza e per quanto io vi possa amare e per quanto voi, alcuni di voi siano miei amici, siete anche lavoro e il lavoro in vacanza non si porta. E per soddisfare una mia curiosità ho chiesto al gestore del ristorante dove eravamo e dove abbiamo mangiato bene se le disposizioni per la fase 2 lo limitassero particolarmente nella sua attività. E la risposta è stata una cosa del tipo: con queste regole che avete fatto, al che io, esibendo quello che adesso non ho qui, non l'ho messo apposta perché così almeno poi il giovane collega Morelli della Camera mi chiama per dirmi che non l'ho messo. Io, siccome ho bisogno di attenzioni e di affetto, uso questo vile espediente per attirare la sua attenzione. Comunque, avendo quell'Albertino, io ho esibito il regolare Albertino di ordinanza, ho detto: guarda che avete... No, perché io sto all'opposizione. Hanno fatto. Ah sì, è vero, però vabbè, però... Cioè, ma neanche di fronte, insomma, per essere più precisi, diciamo, io ho interloquito in un modo un pochino più acceso, cioè ho detto: avete un cazzo, io sono all'opposizione, loro hanno fatto le regole di cui tu ti lamenti, ma che si spera che poi con il buon senso possano essere superate. Però il dato era, diciamo, palpabile. Se non fossi stato io lì, nella mia persona, di membro dell'opposizione, ad affermare il principio che non esiste politica, ma esiste per esempio una maggioranza e un'opposizione, nella testa di quella persona, che è una persona intelligente, un bravo professionista, uno che è riuscito a tenere in piedi un'attività in tutto questo casino, uno che, diciamo, ha dei cuochi che cucinano bene, cioè una persona normale, brava, intelligente, ecco. Se non fossi stato io lì, nella testa di una persona, diciamo, direi sopra la media, comunque sarebbe rimasta incrostato questo caposaldo del fascismo grillino, che è il fatto che io rappresentavo e rappresento politica, questo ectoplasma dove tutti i ruoli si confondono e che viene indicato come il nemico. Sicuramente quello che io gli ho detto lui se lo è già dimenticato e sicuramente nella sua testa in questo momento non esiste un governo e un parlamento
Parlamento, non esiste una Presidenza della Repubblica, non esistono i partiti, non esiste una coalizione di maggioranza, non esiste un'opposizione, esiste solo politica. Allora, questo è perfettamente noto. E infatti, come sapete, quando ho deciso di intraprendere il mio percorso, non politico, ma il mio percorso nel dibattito, tante persone mi hanno fatto notare che la gente non capiscono, non devi mettere i dati, non devi mettere i grafici, parla in modo più semplice. E io ho preso una decisione risoluta, che secondo me è l'unica che può pagare dal punto di vista comunicativo. E visto che il semplice fatto che io adesso sia visto dal ristoratore come politica può essere considerato nella metrica di alcuni un indicatore del successo della mia attività, se voi credete che diventare senatore semplicemente parlando al popolo, perché questo è quello che è successo, significa che sai parlare al popolo, allora potete accettare da me una lezione. Io ho deciso nel comunicare di essere me stesso e di dire le cose nel massimo grado di dettaglio e di approfondimento possibile, anche quando questo esponeva a un rischio assolutamente calcolato e assolutamente elevato di respingere l'interlocutore. Ma perché ero convinto, fra l'altro, che solo la mia volontà espressa di non circuire, di non sedurre, di non blandire l'interlocutore potesse costruire con alcuni di essi un rapporto basato sulla credibilità. Io non andavo lì a dirgli, a promettergli cose, andavo lì a spiegare cose. E adesso questo lavoro va fatto e, come è stato fatto per l'economia, deve e dovrà essere fatto per la politica. Non sarebbe stato sufficiente un episodio per indurmi ad affrontare con voi questo nuovo percorso. Ce ne sono stati altri due nella stessa giornata. Dato sapete che io per relazionarmi con voi uso diversi canali, il blog, dove oggi trovate un epicedio, una commemorazione di Alberto Alesina, che ci ha lasciato prematuramente, non aveva tanti anni più di me, quindi insomma, e comunque è una tragedia per la sua famiglia e comunque una perdita a modo suo per la professione economica. Vi consiglio di andare a leggere le pagine sul blog con cui l'ho commemorato, sono parole sue, parole su cui riflettere. Quindi io comunico con voi col blog, comunico con voi con Facebook, che ha preso un po' il posto del blog, nel senso che prima il blog era il mio luogo di incontro quotidiano con voi, ora lo sono diventate le dirette. Comunico con voi su Twitter, dove prevalentemente vi blocco, ma lo faccio con affetto, quindi so che non ve la prendete. Comunico con voi su Instagram, dove in realtà quello che desidero comunicare, quindi questo quarto social che uso, non ha nulla a che vedere con la politica. Non mi interessa parlare di politica su Instagram. So che questa cosa, diciamo così, non farà contenti, diciamo, i responsabili, potrebbe potenzialmente non fare contenti i responsabili della comunicazione del mio partito, però insomma, fino a che loro non mi ordinano di insudiciare il mio profilo Instagram con considerazioni politiche, io, se ricevo un ordine, lo eseguo, ma finché non lo ricevo faccio come mi pare, anche perché la grande forza del popolo italiano non è quella di fare le rivoluzioni, ma è quella di fare come gli pare, come disse appunto uno di voi su Twitter. Vedete su Twitter quante cose si imparano? Ciò nonostante, ieri, e questo è il secondo episodio, dopo il ristoratore che mi aveva detto «avete fatto delle regole», «avete fatto delle regole», ma è più che dire a Conte di dimettersi per come stava gestendo la situazione, all'opposizione che cosa dovevo fare? Mi sarei dovuto buttare in terra dicendo euro cacca, Europa pupù?
sporcarmi tutto fino a che cosa? Fino a che degli infermieri in camice bianco non mi avessero portato fuori dall'aula del Senato? È questo quello che voi ritenete una azione politica efficace? A giudicare da come vi sperticate per certe esternazioni di chi, non contando nulla, può dire tutto, probabilmente questo è quello che voi ritenete un'azione efficace, ma allora me la dovete come dire, riconciliare col fatto che chi fa queste esternazioni non conta nulla, perché se no dopo è troppo facile, se no vale tutto. Dopo l'episodio del ristoratore arriva su Instagram una frotta di 3-4 profili strani che non ho capito se volevano o più probabilmente non volevano l'esame di maturità, per non so quale motivo, con un post che era uguale per tutti, no? Quindi era il tipico, diciamo, attacco di spam, l'equivalente di un mail bombing, che poi c'è stato perché non si fa manca nulla, e quello è il terzo episodio, ma che mi ha poi indotto a questo punto a comunicare un pochino con voi, perché io non vorrei mai che voi pensaste che la politica si avvicina o si fa in questo modo la mente catti. Allora io, diciamo così, i primi 2 o 3 li ho semplicemente bloccati, perché se io ti dico che qui non si parla di politica, non si parla di politica. Se io ti metto una foto di una spiaggia, tu mi puoi dire che è sovraesposta, sottoesposta, che ti piace, che non ti piace, che ci sei stato anche tu, ma non che vuoi fare o non vuoi fare la maturità. Dopodiché io posso anche volere entrare nel merito dell'argomento, anche se bisognerebbe, perché so che dall'altra parte ho uno cui il fascismo grillo manipulitaro, diciamo così, tanto per capirci, cioè quello, diciamo così, che si avvale della potenza di fuoco delle due vere caste, cioè di quelle due vere categorie di persone che possono rovinarti la vita senza pagarne il conto, che sapete quali sono e quindi non le nomino, quel fascismo lì ha inculcato nella testa di questa persona l'idea che io fossi un pezzo da politica, quindi a un certo punto è anche normale, posso capire entro certi limiti. A un certo punto però, con una che mi sembrava un pochino più interloquire con un minimo di garbo, e comunque non aveva fatto un semplice cut and paste del messaggio che qualche coordinamento di deficienti aveva detto di diffondere in giro, ho sollevato due temi. Il primo tema è che io ero all'opposizione e che se non ci hanno ascoltato su cose un filo più importanti, mi duole dirlo, dell'esame di maturità, che è importantissimo, attenzione, non nego la rilevanza dell'istruzione, non posso essere accusato di essere uno che sottovaluta la cultura, soprattutto poi da persone che non sanno che oggetto ho dietro le spalle, no? Perché poi il livello è questo, io invece lo so. Non posso certo essere accusato di sottovalutarne l'importanza, vi ho detto che abbiamo di fronte una battaglia culturale, vi ho detto che sarà una battaglia lunghissima, vi ho anche detto che finirà più o meno nel 2048, quindi mettetevi comodi o scomodi a seconda di come volete combatterla. Se volete combatterla agitandovi scompostamente, parlando di scie chimiche sulla pubblica piazza per farvi portare via da infermieri in camice bianco, fate voi, siamo per la libertà. Se volete fare cose un pochino più efficaci, state a sentire con attenzione, cercate di fare attenzione a quello che vi viene detto e cercate di farlo, ma non è importante. Io dico questa cosa, dico guarda, cioè io non sto al governo, ah ma lei è comunque una persona ascoltata, scusa ma se noi abbiamo presentato 203 emendamenti, adesso non mi ricordo, alcuni Italia li presentavo io, mi sono insomma, anche lì, ce ne hanno bocciati tutti tranne uno, no? Questo significa che ci stanno ad ascoltare? Cioè, questi sono i fatti, ma no, per la gentile fanciulla io ero politica. Allora vabbè, la blocco, ne arriva un altro, ma voi dovete, perché qua, là, la maturità sì, la maturità no, boh, non mi ricordo, credo la maturità no. Amico caro, gli ho detto, governa il governo,
Quindi prendetevela con chi in questo momento è al governo. C'è un ministro dell'istruzione, ci sono i sottosegretari, si va sul sito del MIUR, si vede come si chiamano, si va sui loro profili social e si raglia quello che si vuole ragliare. No, questo non glielo ho detto perché è talmente ovvio. 204 emendamenti, uno solo passato. Allora questa, la reazione è stata fantastica. Ah, ma come? Governa il governo, ma lei non sa come funziona la democrazia, ci sono anche le opposizioni, cioè lo sbarbatello presunto tale, perché ho poi anche dei dubbi che questi, che chi, molti di voi li ho conosciuti sui social, molti di voi sono delle persone fantastiche, qualcuno un po' di meno, non fa niente, non vado a dire, ecco, qui ne vedo alcuni fantastici, alcuni di meno, adesso non dirò chi sono quelli meno fantastici, sto scherzando ovviamente, ma noi dobbiamo sempre ricordarci che quando siamo nei social siamo su un ambiente artificiale, quindi se ti arriva l'ondata di personaggetti tutti uguali con un profilo social sostanzialmente vuoto o no, lì è qualche cosa che potrebbe essere un attacco, una provocazione per suscitare reazioni, cioè non, siate molto, 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 molto diffidenti sui social. Quelli che vi vengono incontro non sono quasi mai quello che sembrano. Vi ricordo che la mia community nasce su un blog dove l'interazione era totalmente diversa e che era di nicchia. Io credo che le persone con cui poi ho stretto dei rapporti, di averle conosciute lì e nelle convention, per così chiamarle, le annuali di quel blog. Su Twitter, vabbè. In ogni caso, questa frase, il fatto che questo qui si stupisse della mia constatazione che è il governo che governa, avrebbe potuto dire, se avesse potuto fare la maturità, che era un'affermazione tautologica, ecco, credo infatti che la maturità non volessero farla, perché sicuramente non mi sembravano persone in grado di sapere cos'è una tautologia, ma insomma. Ma dirmi che significava non capire come funziona la democrazia, amici cari, ma voi veramente siete convinti che in democrazia comandi la minoranza? C'è una singolare genia di imbecilli patentati, o prezzolati probabilmente, o di furbi prezzolati, che regolarmente su Twitter torna con la storia: tutti i parlamentari dell'opposizione si devono dimettere per far cadere il governo, così poi dimo famo. Amici, se fosse così semplice, intanto il mondo sarebbe ingovernabile e poi sarebbe fondamentalmente antidemocratico. Infatti, quando sono solo scemi e probabilmente non pagati, vai a vedere e sono fascisti però del primo tipo, quello che tutto sommato fa più tenerezza, quello storico, diciamo, non quello grillino, che invece è molto più pericoloso perché è nuovo e insidioso nelle sue forme. Allora io, vabbè, anche lì blocco 5-6, faccio un altro paio di post, alla fine hanno smesso di rompere le scatole e me ne torno a casa e trovo tipo 209 email nell'ultima ora sulla cartella del Senato. Dico, che palle, mo chi è? Erano dei teppisti, d'accordo? E nella mia lingua teppisti fa rima con fascisti, cioè con odiatori della democrazia, odiatori della politica. Il fascismo è abbastanza antipolitico. Che volevano non so che cosa, volevano o non volevano un emendamento X.Y. Allora io, quando mi arrivano, come già vi ho detto, più di due email che hanno lo stesso subject, lo stesso oggetto, faccio una cosa molto semplice. Creo immediatamente un filtro con quell'oggetto e mando direttamente quell'email al cestino. Così quando arriva, quella fa un viaggio solo da chi me la manda al trash, che io poi non guardo, perché figurati se c'ho tempo. Perché? Perché io mi dedico a rispondere con molta attenzione, come molti di voi sanno, alle email che vengono mandate a me per le cose che mi riguardano o per cose che riguardano voi,
e non ho nessunissima intenzione di dedicarmi a email mandate a tutti per cose che non mi riguardano o comunque per cose che alla fine probabilmente non riguardano neanche nessuno. Quindi io ho creato il mio filtrino, dopodiché le email da 209 sono diventate una quantità gestibile, quindi ho avuto modo di rispondere a un importante avvocato di una città del nord che mi dava dei consigli interessanti nell'ambito della sua azione, un importante dirigente di un'amministrazione pubblica del centro che mi segnalava una serie di problemi, nonché la sua volontà di mettersi a disposizione per un consiglio, un'altra persona che voleva intraprendere un percorso politico con la Lega che mi chiedeva di essere messo in contatto, cioè con persone che volevano dirmi delle cose, tutto qui. Se non avessi filtrato nella pattumiera i messaggi dei teppisti, ci avrei messo molto più tempo a rispondere ai messaggi delle persone per bene e avrei probabilmente li avrei anche persi di vista, come ogni tanto succede. Ma tutto questo, diciamo, tutto questo teppismo, tutto questo disprezzo verso l'uomo, verso le buone maniere, da che cosa deriva? Qual è la radice unica di questo male, che è il vero cancro della nostra democrazia attuale? È l'idea che esista l'olidica, cioè il perno del pensiero grillino, che va combattuta a suon di fregnacce fondamentalmente, perché avete visto che non ce n'è neanche una delle fregnacce dette dai colleghi di quello schieramento che poi sia stata mantenuta. La scatoletta di tonno, vi hanno mai fatto vedere l'iter di un provvedimento parlamentare, loro vi hanno mai spiegato come funziona? Mai. Mai col PD, alleati col PD. No TAV, sì TAV. No due mandati, solo due mandati, più di due mandati. L'ultima buffonata, quella degli scontrini, è saltata pure la buffonata degli scontrini. Allora, il punto non è, diciamo così, passare da un'idea sbagliata a un'idea giusta o comunque da un'idea a un'idea diversa, senza dare connotazioni di valore. Magari stanno sbagliando adesso e avevano una ragione prima, hanno cambiato però idea. Il punto è un altro. Il punto è che queste persone hanno scelto sistematicamente di articolare la loro azione politica su dei messaggi tutti tesi a darvi una rappresentazione falsa di che cosa fosse e di che cosa sia l'esercizio della politica, cioè esercitare la funzione politica. Hanno voluto creare un grande minestrone indistinto per impedirvi di capire di chi siano le responsabilità se le cose non vanno e per presentare se stessi come unico fattore di discontinuità. Unico fattore di discontinuità che poi si è arroccato nella difesa dell'esistente in compagnia del PD, come sapete. Questo peraltro anche in conseguenza di una delle loro storiche battaglie, quella sui vitalizi, perché se avessero avuto un vitalizio avrebbero tranquillamente accettato, visto che abbiamo visto nell'ultima diretta che alla fine, diciamo, la loro etica si basa sull'imperativo categorico del non far niente, essendo pagati per non far niente, no? Perché questa è la domanda di Gomez, ma allora non sarebbe meglio stampare soldi per tutti in modo da non lavorare? Era rivelatrice più che di una ignoranza in materia economica, di un'antropologia totalmente distorta. Questo ne abbiamo parlato l'ultima volta, ma quello che c'è dietro questo atteggiamento eh,
effettivamente il desiderio di confondere tutte le articolazioni dell'organizzazione e del ragionamento politico in un obiettivo indistinto da colpire. Obiettivo indistinto e indiscriminato da colpire per sostituirlo, però con che cosa non si sa, dal momento che viene da pensare, vi parlavo del vitalizio, ma non ci costerebbe di meno, no, essere andati a votare, aver mandato a casa queste persone con il loro vitalizio, perché non si vuole la morte di nessuno. Se non ti sai guadagnare la vita in un altro modo, te la guadagni col vitalizio, non fa niente, mi sta benissimo. Voi sapete quali sono gli ordini di grandezza, cioè noi adesso andiamo a perdere il 10% del PIL. Non dico che se ci fossimo stati noi avremmo guadagnato il 2, no, sto dicendo questo. Sto dicendo che in generale il costo dell'incompetenza, gli anni persi, che comunque sarebbero stati persi e comunque sono stati persi tenendoci questi qua arraccati alle poltrone per paura di morire di fame se non hanno il vitalizio, questo è un costo infinitamente superiore per ognuno di voi e voi lo sapete. Per questo la battaglia sul vitalizio è demagogica fra le tante battaglie fatte da loro. Era appunto la battaglia sul costo della politica. Ecco, il costo della politica, come io vi ho sempre detto e continuo a dirvelo, sono le decisioni sbagliate dei politici. Decisioni sbagliate e non il costo di quanto guadagna il politico. Perché vedete, se uno non vale niente, anche dargli 800 euro è pagarlo troppo, ma se uno vale qualcosa e deve occuparsi di materie delicate e deve passare ore e ore a studiare e a, diciamo, col sorriso sulle labbra mediare con gli altri, beh, allora, diciamo così, se viene pagato bene ma sempre meno di alti magistrati, alti dirigenti pubblici, alti tutti consigli di membri di consigli di amministrazione vari di partecipate pubbliche, per non parlare di quello che succede nel settore privato, io sinceramente né ci vedevo né ci vedo nulla di scandaloso e l'ho sempre detto. Non c'è una singola battaglia fatta da questi qui, da quelli di politica, che abbia un senso. E infatti, se avete seguito il ragionamento che abbiamo fatto insieme su come si lavorano i provvedimenti in Parlamento, avete avuto immediata percezione del fatto che anche la loro battaglia sul numero dei parlamentari è una battaglia che mira fondamentalmente a distruggere la democrazia. E allora noi dobbiamo fare, dobbiamo iniziare una lotta. Dobbiamo iniziarla insieme, dobbiamo iniziarla sapendo che una volta di più è una lotta che ci vede soli contro le vere caste e quindi in particolare contro una delle due, cioè il sistema dei media, che è sinergica con l'altra, come adesso, diciamo, sta emergendo palesemente, ma come fondamentalmente si sapeva, contro le vere caste e contro la massa di letame che i nemici della democrazia hanno sparso sulle istituzioni perché avessero il loro stesso profumo, il profumo del letame, appunto. Noi dobbiamo difendere le istituzioni, dobbiamo ripulirle nel senso di riaffermarne il prestigio. Per riaffermarne il prestigio dobbiamo però chiarirne il ruolo, perché bisogna che si capisca quali sono le responsabilità di chi nelle istituzioni lavora. E infatti il ministrone di politica con connessa l'antipolitica, d'accordo? Questa dialettica falsa, d'accordo? Ha come scopo preciso quello di impedirvi di capire i ruoli e le responsabilità. Impedirvi di capire i ruoli e le responsabilità, oltre a andare incontro al
principio generale, che è sempre valido, di impedirvi di capire che cosa sta succedendo e chi sta agendo e come nel vostro interesse, tale per cui alla fine voi andate in brodo di giuggiole se in aula vengono fatte delle sparate senza costrutto e senza risultato, mentre ovviamente non vedete, perché non potete vederlo, il lavoro, diciamo, che viene fatto di difesa, di tenuta, no? Pensate quanto lavoro, voi non vi rendete conto di quanto lavoro c'è stato dietro la battaglia sul MES. Mica è cominciata a marzo di quest'anno, è cominciata a dicembre di 2 anni fa. Vabbè, ma lasciamo perdere, tanto di questo ne parleremo con calma. Allora dobbiamo riprenderli. Io, diciamo, l'ho già fatto una volta. Già una volta ho deciso di parlare dell'unione monetaria, quando tutto mi sconsigliava dal farlo, il mio percorso professionale, cioè il fatto di appartenere ad una categoria di vigliacchi conformisti che sicuramente avrebbero cercato di farmi pagare quello che dicevo, ma poi quello che dicevo era semplicemente quello che per esempio diceva Lesina e che oggi trovate sul mio blog. Quindi il paradosso di una professione di vigliacchi conformisti che non obbedisce ai suoi maestri, obbedisce a che cosa? All'ultima parola d'ordine pubblicata sui cosiddetti giornaloni. Una rima interessante. Ero solo, ho deciso di parlare fottendomene, perdonatemi, del fatto se sarei stato ascoltato o meno. Ho deciso di parlare non dando il benché minimo ascolto agli esperti di scienze della comunicazione e seguendo il consiglio che è l'unico che mi sento di dare a voi se volete comunicare qualcosa. Siate voi stessi, così come io cerco di essere me stesso, che significa che non mi sforzo di essere qualcos'altro, quando parlo con voi, pensando che qualcuno apprezzerà questa sincerità. E pensando che chi questa sincerità non la apprezza è al di sotto di una soglia, diciamo, minima che lo renda in qualche modo degno di essere ammesso ad un'interazione umana costruttiva. La sincerità c'è, per il resto pensa male chi l'ha nel cuore. E allora vorrei che tutti voi, e ve lo chiedo come cortesia, oltre ad essere intanto estremamente attenti, e lo ribadisco, come interagite sui social, perché vedete che tutta una serie di provvedimenti che questo governo sta prendendo, pensate ai 60.000 capò del ministro Boccia, cioè sono tutte cose tese a fomentare lo scontro sociale, istituzionalizzare la delazione, ma d'altra parte avete visto, quelli che stanno su Twitter hanno visto che per esempio nel mio dibattito, in particolare nella mia professione, c'è un livello di delazione che fa sembrare la Francia di Vichy, quella del maresciallo Pétain, una passeggiatina di salute, no? Cioè il livello umano è veramente infimo, miserabile, ma oltre a stare attenti a questo, a non esporvi inutilmente, mettiate, vi pregherei di farlo, mi sento di chiedervi di farlo, un'attenzione molto particolare al discorso politico e a chi lo inquina, con l'idea che esista politica e che quindi Bagnai, in quanto senatore, è uno che tutto può e che tutto e che quindi è correo, corresponsabile di quello che sta succedendo. Voglio farvi notare che i parlamentari grandi poteri non ne hanno, per esempio io ne manca uno, quello di prendere una persona e metterla dentro. E già così capite che, diciamo, se noi siamo casta, se tutto è casta, diciamo così, nella fattoria delle caste, tutte le caste sono uguali, ma una è più uguale delle altre, per ovvi motivi, ce lo vogliamo dire? Possiamo dircelo, dopodiché si può ragionare sui pesi, sui contrappesi che una democrazia matura dovrebbe avere e su quanto questi siano attivi in questa attuale fase storica nel paese e su come si potrebbe cercare, nel caso in cui non siano sufficienti,
di rafforzarli, ovviamente senza finire dentro. E questo è un piccolo problema sul quale vi prego di prestare attenzione, anche perché, apro e chiudo una parentesi, a me sembra un po' paradossale che nel momento in cui tutte le classifiche internazionali, Doing Business, Transparency, whatever, World Governance Indicators, indicano chiaramente che in Italia c'è un problema con l'amministrazione della giustizia, noi parliamo sempre di riforme strutturali, tutte tranne una. Perché? Perché evidentemente se noi politici non abbiamo il coraggio di parlarne, è perché siamo spaventati. Chissà perché. Boh. Forse chi ha letto alcuni giornali, ma solo alcuni, può capire perché si può avere paura di affrontare un tema che poi è stupido vedere in chiave di contrapposizione. Perché una buona, una corretta amministrazione della giustizia passa attraverso la valorizzazione del sistema, passa attraverso attribuire le giuste, in questo caso le maggiori risorse necessarie perché chi lavora in quell'ambito possa lavorare con serenità, eccetera, eccetera. Ma il discorso sarebbe lungo, non è questo il discorso che voglio farvi stasera. Il discorso che voglio farvi stasera è che, diciamo così, dovete fare un altro salto mentale. Quando mi siete arrivati nel 2011, forse avevate capito, intuivate, ma non eravate in grado di spiegare perché il discorso dell'eurone che ci protegge aveva delle fallacie. Ecco, adesso l'altro salto, adesso avete capito un pochino meglio come stanno le cose. Ora bisogna che insieme troviamo insieme il modo di spiegare ai nostri compatrioti che non esiste politica, che politica è un messaggio che quattro sfollati hanno diffuso per avvelenare i pozzi della democrazia, per farsi strada arrivando a una poltrona che difendono con le unghie e coi denti, essendo nella maggior parte dei casi indegni di occuparla, e mentre la politica è una cosa diversa, è una cosa alla quale dobbiamo ridare il giusto valore se vogliamo uscire in modo non tragicamente conflittuale, ma sanamente conflittuale dalla situazione nella quale siamo. La frase che più mi ha fatto piacere sentire nelle varie campagne elettorali cui ho partecipato, la mia e quelle dei miei colleghi, nelle varie occasioni, la mia prima campagna elettorale è stata quella del 2018, poi ci sono state le varie regionali. La frase che ho sentito spesso e che più mi ha fatto piacere sentire è stata: ci avete ridato speranza, ci avete dato voglia di partecipare. Cioè ci avete fatto capire che la politica non è questa cosa fetida e immonda da combattere con la spada di fuoco, diciamo così, della magistratura in sinergia con il sistema dei media e il simpatico giornalismo d'inchiesta basato su pettegolezzi e falsità. Ci avete fatto capire questo. Ecco, questa è stata la cosa che più mi ha fatto piacere sentire. Allora bisognerà che ripartiamo intanto da una lettura della Costituzione, che è una cosa che può sempre avere un motivo di interesse, poi da una riflessione su quanto questa Costituzione rifletta gli effettivi meccanismi di esercizio del potere. Siamo sicuri che tutte le istituzioni, tutti gli organi costituzionali dello Stato siano esattamente in questo momento racchiusi nell'alveo che la Costituzione detta per loro e quindi esercitano poteri e abbiano responsabilità correlate a quei poteri? Siamo sicuri? Non lo so, io già vi ho spiegato che da esponente del potere legislativo, in realtà di
Di leggi ne faccio ben poche, le leggi le fa quasi tutto il governo, l'abbiamo visto, le fa male, quindi già vi ho spiegato questo tipo di patologia, ma avete visto che non sono un grande genio, insomma. Abbiamo anche commentato tanti articoli che descrivono questa deriva e la criticano. Ma c'è solo questo? Ci sono anche altre storture? Perché se ci sono, forse qualche riforma istituzionale potrebbe essere opportuna. Ma soprattutto, la cosa fondamentale è che se si arriva a una situazione in cui un maturando che, per ovvi motivi, non vuole sostenere l'esame, ti viene a dire che se dici che governa il governo, tu non sai come funziona la democrazia, se siamo arrivati a una situazione simile, vuol dire che il veleno versato nei pozzi dagli sfollati di cui vi ho parlato, e di cui vi ho sempre, prima di tanti altri, nel 2012 già, indicato con indizi che erano fatti concludenti, il pericolo per la democrazia, di cui vi avevo indicato la perniciosità, vuol dire che siamo andati troppo oltre. E allora ripetiamocelo, il governo non solo, diciamo, governa, ma legifera prevalentemente, e siamo in una situazione in cui le persone non distinguono fra maggioranza e opposizione. Ma vedete, a me di questa cosa, di questo risultato, perché il fascismo grillino ha vinto. Perché se il ristoratore, se lo studentello, se il professionista, se l'insegnante ragionano in termini di noi popolo e politiche, io vedo, ravviso due grossi problemi. Uno per me come politico e uno per voi come cittadino e come cittadini. Il problema che ravviso per me come politico è un problema che si risolve, cioè quando si arriverà al momento Forconi, perché ci si arriverà, perché è del tutto ovvio che chi ci governa non ha capito la gravità della situazione se non nella misura in cui vuole sfruttarla per regolare i conti con i suoi avversari politici, facendo sostanzialmente morire di fame la classe media, che è il vero nemico, il vero oggetto dell'invidia sociale di questi poveracci, che siano in versione PD o che siano in versione 5 Stelle. Ma loro, al netto di questo, quanto la situazione è grave, non lo hanno capito. Esattamente come non hanno capito che una società è un organismo complesso e che, diciamo così, prima di decidere che un corpo possa fare a meno, non so, del cuore, forse lo capiscono, della testa non credo, ma di un fegato, di un rene, di reni ce ne sono due, perché non so, loro non lo capiscono, ecco, loro non lo capiscono, non ci arrivano. Quindi arriverà il momento dei Forconi, e nel momento dei Forconi so benissimo che il ragionamento di Lidiga sarà servito a che cosa? Sarà servito semplicemente a diluire le loro responsabilità, attribuendo all'opposizione la responsabilità del disastro che loro hanno fatto al governo. Quindi tutti noi saremo inseguiti con i Forconi, sarà inseguito con i Forconi Conte, che però ha la scorta, e sarò inseguito io con i Forconi, che ho detto a Conte di dimettersi e gli ho anche spiegato perché, e credo che lo abbia anche capito perfino lui. E non ho la scorta, peraltro, d'accordo? Che non la devo avere, un presidente di commissione non ha né auto blu, né scorta, né un cazzo di niente, tanto per essere chiari, nonostante quelli che, politica, mi abbiano raccontato tutto il contrario, d'accordo? Quindi il messaggio di, politica, c'ha una criticità lato palazzo, perché saremmo ritenuti tutti responsabili, e in questo modo i veri responsabili, guarda caso, quelli che ragliavano contro la casta perché volevano entrare nella casta, come vi dissi nel 2012, i veri responsabili, diciamo così, si svicoleranno e diranno noi non c'entriamo niente, la colpa è della Lega o dell'opposizione. Ma questo è un problema mio, me lo gestisco io. Diciamo che penso di avere le capacità di gestire scenari anche complessi.
Poi se non ce la faccio, amen, ma insomma, fatti miei. Ma c'è un problema vostro, c'è un problema vostro. L'avvelenamento dei pozzi va non solo nella direzione di sottrarre alle sue responsabilità chi ha mal gestito la cosa pubblica, che è un po' paradossale per chi ha fatto della battaglia contro la mala gestio una battaglia identitaria, ma deriva da quello che vi ho detto, cioè arriveranno i forconi sotto Palazzo Madama e tutti quelli che sono là dentro, dall'usciere fino al Presidente del Senato, passando per gruppi di maggioranza, gruppi di opposizione, saranno ritenuti politica e in quanto tali responsabili e aggredibili. Ma poi c'è un altro pezzo del problema. Confondere le acque in questo modo serve ad evitare che voi capiate, serve ad impedirvi di capire a chi dovete rivolgervi come forza politica per essere tirati fuori da questo guano. Non so se sono stato chiaro, perché la reazione sarà ma la politica è tutta uguale, quindi io non voto più, quindi che cosa? Quindi nessuno vi ha detto che le cose sarebbero state semplici e nessuno vi ha detto che esistesse una bacchetta magica. Se qualcuno lo ha fatto, venite tranquilli sul blog a spiegare chi lo ha fatto, come e quando. Quello che è stato fatto è stato togliere la fiducia a un governo il cui premier non ci rispondeva perché era del PD e il cui ministro dell'economia non ci rispondeva perché rispondeva al vero titolare dell'indirizzo politico, ma non a noi, che eravamo il partito, diciamo così, un azionista. Ecco questo, aspetta, è arrivato uno dei... Ecco, Armando Diaz, Bagnai, solo un consiglio, voi dell'opposizione dimettetevi tutti in blocco, scendete in piazza tutti i giorni, solo così sarete credibili. Ecco, capito? Con questa, diciamo, sottocultura da sottoproletari non si va da nessuna parte, perché se io seguissi il consiglio di questo gentile amico non avrei avuto modo di fare, per esempio, in Senato quel discorso che, non parlando del simpatico Bill Gates, che da quando ne ha parlato male Report è diventato, diciamo, mio amico, mio fratello, diciamo, perché... Ovviamente, non parlando delle di varia umanità, ma parlando del problema, ha mosso un pochino di coscienze, d'accordo? Allora, torno a dirvelo, quelli che vi dicono che esiste politica, che è tutta uguale, eccetera, eccetera, stanno semplicemente avvelenando i pozzi della democrazia, perché ne traggono un tornaconto. E il tornaconto è quello di spogliarsi delle loro responsabilità e è quello di sopravvivere politicamente a se stessi, essendo peraltro morti, dando così l'idea che sia indifferente se votare o non votare e che se si vota sia indifferente per chi si vota. Le cose non stanno così. Dopodiché, ma questo è un discorso che inizieremo andando oltre, e qualcuno di voi probabilmente ci è andato perché ha seguito i miei consigli, leggendosi per esempio quel saggio Io sono il potere, edito da Feltrinelli nella serie Libri Bianchi. Dopodiché c'è da fare un discorso su quale sia il valore politica che voi vedete, perché dovete sempre ricordarvi che il vostro mondo è una loro rappresentazione, una rappresentazione dei media che sono controllati da chi comanda, d'accordo? Facebook anche è controllata da chi comanda, però ancora per un po' mi permette di rivolgermi a qualche migliaio di persone in modo relativamente immediato, senza censure preventive. Ma fondamentalmente voi, se una cosa la vedete, è perché, diciamo così, il fatto che la vediate non disturba. Detto in altri modi,
quello che riguarda la, l'esercizio del potere, le dinamiche sottostanti, sono dinamiche che appunto sono diventate anche oggetto di cultura pop con il simpatico saggio che vi ho indicato. No, a politica si scrive con 5 A, se la scrivete con più o con meno vi... non ho capito questa bufala che avremmo sconvocato le piazze. In verità noi due saremo ognuno nella sua piazza, ma insomma questo è un altro discorso. Vabbè, lasciamo perdere. Purtroppo anche qui vengono dei simpatici provocatori, questo non ci deve stupire più di tanto. Vi esorto quindi, oltre che a essere prudenti, a portare nel vostro discorso politico, nella misura in cui vogliate farlo, o nel vostro ascolto dei discorsi politici altrui, l'attenzione a questa degenerazione del fascismo grillino, cioè l'idea che esista politica. Dopodiché il discorso che dopo faremo sarà il discorso di quanto conta avere una maggioranza o non avere una maggioranza parlamentare, perché appunto l'esercizio del potere politico è un esercizio complesso, richiede di interfacciarsi con la macchina amministrativa, che è una macchina estremamente complessa, dove anche lì la volontà moralizzatrice ha ottenuto gli effetti contrari a quelli che, o comunque diciamo così, non esattamente gli effetti dichiarati, e dove c'è molto lavoro da fare, perché ci sono persone di grande qualità che però hanno una visione del mondo forgiata da gli Oscar Giannino o quello che è di turno, cui quindi è estremamente difficile chiedere una riflessione strategica seria su che cosa ci può aspettare all'interno di un progetto che resta quello che Alberto Alesina aveva descritto nel 1997 tanto bene, nel modo che, torno a dirvelo, avrete modo di leggere, commemorando questo grande economista scomparso, sul mio blog oggi. Allora, vi saluto, e al simpatico amico che dice che se noi non andiamo in piazza non siamo credibili, voglio dire che noi in Parlamento stiamo lavorando e continuiamo a lavorare, e che è essendo a contatto con l'avversario che si combattono le battaglie, e che è anche un pochino da irresponsabili, secondo me, chiamare la piazza in un certo modo. Noi saremo il 2 nei capoluoghi e poi saremo a luglio in una manifestazione nazionale. Fatemi vedere se ci sono delle domande interessanti, perché ho ancora qualche minuto. Tiziano De Simone, senatore, è la 800ª volta che ripete la stessa cosa. Ah, politica, bravo, con 5 A, e questo fa di te. La responsabilità va bene, no, ma... ho le responsabilità dell'opposizione. Ecco, appunto, cerchiamo di articolare un discorso su questo. Cioè, vi è chiaro che se non ci fosse stata la Lega, il dibattito sul MES non ci sarebbe stato, no? Perché se noi non avessimo attirato l'attenzione sul tema, alla fine dentro i 5 Stelle, di cui dobbiamo riconoscere il fatto che sono stati determinanti, essendo in maggioranza, per costringere Conte a rinunciare al MES,
Ma se noi non avessimo sollevato l'attenzione, loro tutto sommato se lo sarebbero anche fatto andare bene, perché il loro principale problema in questo momento è restare dove stavano. Quindi l'opposizione ha delle responsabilità e esercita un potere. Forse non mi è chiaro che la democrazia sta venendo uccisa. Beh, Tiziano, se volevi renderti ridicolo, a me è molto chiaro che la democrazia sta venendo uccisa, molto più che a te, Tiziano, io te lo posso dire. E lo sa chiunque abbia letto il mio saggio del 2012, dove 8 anni fa chiarivo perché la democrazia e da chi la democrazia veniva uccisa. Facci un giro, dai, io ti sono stato a sentire e tu potresti andarmi a leggere. Io non sto dicendo che non è colpa mia quello che succede, è un discorso diverso. Il tema non è di chi è la colpa se i pozzi sono stati avvelenati. La colpa è ovviamente di chi li ha avvelenati. Il problema è di come se ne viene fuori, e io ti sto spiegando come se ne viene fuori. Se ne viene fuori facendo un'operazione culturale faticosa, complessa, di cui non si vedono, non possiamo aspettarci di vedere immediatamente i risultati, soprattutto se si argomenta in questo modo, perché chiaramente poi chi ti sta di fronte non è che ti sta tanto a sentire, ma bisogna insistere. Vediamo se ci sono altre domande. Il 2 giugno in che piazza sarò? Infatti, io sai che stavo pensando di venire nella piazza tua, diciamo, stavo pensando di venire in qualche capoluogo dell'Abruzzo, perché mi manca, perché se essendo stato chiuso è molto tempo che non vengo, però a meno che non abbia l'ordine di restare a presidiare Roma, però io vorrei andare nel mio collegio e quindi vi dirò in che piazza sarò presto, quando mi sarà stato detto da chi gestisce la manifestazione. Del Setticlavio ne parliamo senz'altro un'altra volta. Quando finirete il mandato in commissione, chi potrà sostituire? Sarà triste, chissà quante porcherie faranno. Ma non lo so, io in commissione ho dei colleghi tutti molto stimabili, non so chi prenderà il mio posto come presidente. Io a dire il vero non vedo l'ora, perché diciamo, avere il ministro accanto ti obbliga a tenere un certo contegno. Questa è un'altra cosa che sicuramente voi non... diciamo, a quelli che dicono vi dovreste dimettere in massa per far cadere il governo o altre fesserie simili, non è immediatamente evidente che un presidente di commissione non può brutalizzare i suoi ospiti, perché altrimenti poi si espone agli attacchi dell'opposizione o in questo caso addirittura della maggioranza. Deve avere comunque un comportamento tale che, diciamo, di equilibrio. Ma viceversa, da membro dell'opposizione, quando viene il ministro e tu sei seduto nei banchi non della presidenza ma dei membri della commissione, lì puoi, diciamo, essere più incisivo. Quindi sarà dal mio punto di vista molto più divertente. C'è la necessità di ricoprire la buona politica con quali strumenti? Leggendo la Costituzione e iniziando un percorso insieme. Molte cose sono già nel blog. Per esempio, se volete capire come viene lavorato un disegno di legge, se volete capire quindi quali sono gli snodi, gli equilibri in cui gli equilibri politici o il ruolo della persona, del politico, si esercita, c'è tanto materiale. Tutti gli interventi intitolati sull'ordine dei lavori parlano di questo. Allora, a questo punto vi devo lasciare, perché è suonata la sveglia che mi ero messo per non fare tardi. Vi ringrazio per la vostra attenzione e vi chiedo però un'ultima cortesia, che è questa. Io sono stato educato all'antica e quindi per me una donna non si tocca nemmeno con un argomento. E comunque silicone non è un argomento. Quindi, adesso vado a cena, dopo vado su Twitter, tutti quelli che nella mia tweetline hanno usato la parola silicone verranno bloccati. Esigo
per quel che mi riguarda, il più assoluto rispetto dell'avversario. Se voi volete fare i guappi di cartone, lo fate nella vostra tweet line, non mi taggate, non mi conoscete, io non so chi siete e non voglio saperlo. I miei avversari sono un problema mio, come decido di gestirli è un problema mio, nel 2023 ci saranno le elezioni, se sarete scontenti potrete non votarmi, ma che voi veniate a insultare persone nei miei paraggi social con l'unico risultato evidente di screditare il lavoro che sto facendo, questo io non ve lo permetto. Spero di non doverlo ripetere più e credo che non dovrò ripeterlo più.